Nei primi secoli del Medioevo, fino all'anno 1000 circa, le città costituivano quasi una rarità nel panorama di un'Europa contrassegnata da una società agricola che aveva i suoi centri nei castelli e nei feudi. Fu in seguito allo sviluppo economico e demografico dei secoli XI e XII che soprattutto le zone centro-settentrionali del continente si ricoprirono di innumerevoli città accomunate da alcuni caratteri urbanistici che ancora oggi distinguono le città di origine medievale dalle altre costruite in epoche diverse. La città medievale è chiusa, per necessità politica militare, da una cinta di mura rafforzata da torri e torrioni, un vero e proprio anello di pietra che man mano che l'abitato cresce viene ricostruito ogni volta un po' più lontano. Tutto intorno si estende la campagna coltivata, dalla quale la città trae la maggior parte delle sue risorse alimentari. Su tutto dominano la mole della cattedrale e numerosi campanili. A volte la città medievale sorge sull'impianto di una precedente città romana, nella quale conserva l'antico reticolo stradale con l'incrocio di due assi, Cardo e Decumano. La piazza ha un ruolo importantissimo nella città medievale, è infatti il centro delle attività civili, religiose e commerciali. Nella piazza del Duomo si svolgono le cerimonie religiose, mentre la piazza del mercato, chiamata anche piazza delle erbe, è il centro della vita economica. Il castello ha una lunga storia. Fin dall'antichità l'uomo ha cercato di difendersi costruendo fortificazioni di vario genere. Nel Medioevo erano soprattutto i signori ad aver bisogno di luoghi sicuri, possedevano delle terre e volevano risiedervi senza rischi. In origine erano semplici. C'era un grande e alto torrione, il dungeon, che serviva ad abitazione di più giri di mura, furono erette torri angolari, si aggiunsero fossati e argini, e si moltiplicarono le costruzioni all'interno della cinta muraria. Il dungeon divenne più confortevole e fu separato dagli edifici destinati ai servizi. Con il passare degli anni il castello diventa un complesso di edifici fortificati, a volte comprendenti un intero borgo, abitato dal popolo che serve il Signore ai suoi bisogni e che all'occorrenza si rifugia all'interno del complesso fortificato sopportando assedi. Sede del Signore, il castello, rimase per tutto il Medioevo il centro amministrativo e giuridico. Nel tardo Medioevo si assiste all'edificazione di castelli nelle grandi città allo scopo di controllare e far fronte alle insubordinazioni di cittadine. La cittadina fortificata di Acaia è a metà strada tra il mare Adriatico e Lecce. Questa è formata dal borgo e dal castello. Il borgo ha forma rettangolare ed è protetto da mura bastionate con i fianchi ritirati per una maggiore protezione. Inoltre il tutto è protetto da un fossato. Il castello occupa uno dei quattro angoli del borgo. La costruzione del borgo è stata finanziata da Carlo V, mentre il progetto è stato realizzato dall'architetto militare Gian Giacomo della Caglia, che ha rafforzato le difese del castello e dato al borgo un piano urbanistico. Il castello ha due piani. Al piano terra ci sono le cucine, i magazzini e le stalle. Al primo piano invece si trovano le sale signorili vere e proprie. L'edificio infatti si presenta come un quadrilatero, a cui vertici si innestano i bastioni di forma bassa e robusta, adatti alla difesa attacco contro armi da fuoco. In particolare in direzione nord-ovest e sud-est si innestano due speroni di forma triangolare, che con il loro profilo meglio si adattavano a deviare eventuali attacchi provenienti da armi da fuoco. Ai due lati opposti si innestano invece i possenti torrioni circolari. Nel borgo non è presente solo il castello. Infatti, ci sono tre piazze disposte diagonalmente rispetto ad esso. La principale è Piazza Gian Giacomo della Gaia, dove si trova anche la chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna della Neve. Inoltre si trovano due conventi, il primo dedicato a Sant'Antonio ed il secondo a Santa Maria degli Angeli. Segno dell'autosufficienza del borgo è ancora il frantoio ipogeo. Rodi, l'isola dei cavalieri, è situata a sud-est della Grecia e fu conquistata dai cavalieri dell'ordine ospedaliero di San Giovanni. Il castello fu edificato nel VII secolo d.C. dai Bizantini e fu la fortezza cittadella. La leggenda racconta che sia stato costruito sulle fondamenta del Tempio di Elios. I cavalieri dell'ordine di San Giovanni, in seguito alla conquista di Rodi nel 1309, lo ricostruirono per farlo diventare la residenza ufficiale del Gran Maestro dell'Ordine. Si tratta di un imponente edificio a pianta rettangolare. Quando nel 1522 Rodi cadde sotto gli ottomani, il castello venne trasformato in una prigione e venne abbandonato. Nel 1912, quando Rodi passa agli italiani, comincia la ricostruzione del castello, nella forma con cui è arrivato fino ad oggi.